La luce è sempre stata presente nella mia vita. Certo che è presente nella vita di tutti, ma nella mia in particolare. Ero davvero piccola quando ho sperimentato la luce precaria di un palco traballante illuminato da lampade e candele e, guardando in su, vedevo la luce accogliente della luna e delle stelle che mi dava tranquillità. Poi sono arrivate le luci della rivista, su palchi sempre meno provvisori e più illuminati, ma senza più la luce delle stelle e della luna. E poi le luci dei teatri di provincia, di periferia o dei bei teatri delle città importanti. Una vita sotto i riflettori, potrei dire. E anche le luci dei flash delle macchine fotografiche. Guardo il mio viso nelle tante foto che mi ritraggono e mi riconosco in ogni espressione e in ogni ruga. Posso dire che ho espresso la mia coerenza senza risparmiarmi, facendo di ogni esperienza ricchezza e occasione di crescita, personale e politica. Sono un'attrice? Anche, ma non solo. Le donne, quelle che hanno l'ardire e l'arroganza di voler cambiare il mondo, non sono mai una cosa sola e non è possibile stringerle in una definizione. Non sono mai stata in disparte, nemmeno quando sembravo un passo indietro al maestro, all'attore, al marito, al Dario Premio Nobel, perché abbiamo camminato fianco a fianco nella vita e su tutti i palchi e i palcoscenici che ci hanno ospitati. Ho fatto politica e arte, mettendo in scena sempre le donne. Io sono regina e popolana, santa e prostituta, madre e bambina, moglie e amante. Io sono persona e personaggio nella vita, su un palco, in mezzo alla gente e in Parlamento. A dire il vero, ho detto che quella del Parlamento è stata l'esperienza più inutile della mia vita. A volte si fanno errori. È errore dire che è inutile un'esperienza che è espressione di democrazia. Ma nessuno è perfetto, nemmeno la democrazia. Ecco, le luci del Parlamento, quelle, non le ricordo. Ricordo invece benissimo le luci della sala parto, quando è nato il mio Jacopo. La maternità è un'esperienza bellissima, piena di luce e di gioia. Quando hai per la prima volta nelle tue braccia il tuo bambino, pensi che la vita è una cosa meravigliosa. In una vita si vivono più vite e vale la pena di viverle tutte. A volte, come dicono gli attori girovaghi, senza stare a pensarci troppo, all'improvvisa. Ho parlato e spero di continuare a parlare soprattutto alle donne e delle donne. Ho fatto spettacolo anche delle esperienze più brutte della mia vita, trasformando in denuncia politica e civile l'ingiuria sul mio corpo. Il corpo delle donne è terreno di battaglia in ogni tempo. Per non soccombere è necessario parlare di questi errori denunciandoli, senza paura. Rappropriarsi del proprio corpo offeso e umiliato è un modo per rinascere e ricacciare nella nullità le nullità che l'hanno oltraggiato. Il teatro è il potente strumento che io ho utilizzato anche in questo caso. Ho fatto luce, con un poco dolore, su questa ferita e ha cominciato a fare meno male. Il teatro è lo strumento che da migliaia di anni mette in scena la vita. Teatro che si fa narrazione e vita, parola e corpo, satira e denuncia. Nel teatro tutto è finzione e tutto è verità. E quando le luci si spengono, rimane quello che ci siamo scambiati. La coerenza e l'entusiasmo, la passione e l'impegno. E soprattutto, se alziamo lo sguardo, ci accorgiamo che continua a splendere la luce della luna e delle stelle. Franca Rame. Luce.